Buonasera e bentornati a Pole Position. Quest'oggi vi presento la Publiscoop+. Plus, a parlarcene Maurizio Carettoni, amministratore unico. Buonasera. Buonasera. Allora, parliamo di Publiscoop+. Plus, questa azienda, appunto, che nasce nel 1984 eh, e lei comincia a collaborare appunto con Publiscoop eh, più come agente le sole 24 ore e poi piano piano entra proprio eh, in, questa, in questa realtà fino a un anno fa che diventa l'amministratore unico. Ma ci racconti questa... qualcosa in più? Allora sì, l'azienda nasce nell'84, dall'idea brillante di tre persone, poi dopo se ne è aggiunta un'altra. E nel frattempo le cose poi sono cambiate e io entro nel 1999 come un collaboratore come un agente allora vendevo il quotidiano il settimanale il sole 24 ore nord est era un macro regionale del quotidiano sole 24 ore dopodiché eh, nel 2008 divento socio insieme ad altre tre persone che eh, abbiamo poi dopo continuato ad essere in sei, oggi la società è formata da quattro eh, soci complessivamente, due di maggioranza e due di eh, minoranza. Quindi da allora le cose sono state tante, l'evoluzione dell'azienda è stata importante, in questo momento io la seguo, la guido dal 27 di gennaio di quest'anno come amministratore unico e cercherò di dare tutto il supporto possibile e l'amore che ho per questa società che da 22 anni mi vede diciamo all'interno come uno dei protagonisti ma anche come un faticatore diciamo di azienda. Ecco. Entriamo questa, sì. proprio eh, nel vivo di questa eh, realtà che parliamo di testate, cioè di, sì. di magazine, quali sì. sono, quanti sono e soprattutto ricordiamo che vengono ehm, vendute accanto a sempre al sole 24 ore e poi c'è una mailing list. Fra tutte queste io ne, ne ho scelta una che è mm. Platinum, certo. l'ho scelta perché è una testata molto, molto famosa, forse la più storica se non sì, sbaglio, assolutamente. E perché è, ha avuto in copertina sempre personaggi protagonisti del business di tutto il mondo e questa volta invece si è scelto il Santo Padre, Io ho scelto questa perché grazie. è una figura religiosa Gra in cui tutti ci riconosciamo e che stimiamo alla grande e, insomma, e ci, ci rende or orgogliosi di, certo. di avere lui come Santo Padre. Grazie per la scelta, eh. comunque. grazie mille. Sì, allora, trattasse di eh, testate, magazine, la più storica è Platinum. 27 anni fa viene legata al quotidiano sole 24 ore, poi c'è Italia Più. E Platinum parla di aziende protagonisti, quindi all'interno ci sono aziende robuste, con muscolo, con capacità di impresa e nei mercati internazionali, insomma aziende di un certo peso specifico. Su Italia Più l'Italia dei comuni, dei territori, dell'agroalimentare, quindi della bellezza anche di un territorio sviluppata da 23 anni, questa invece viaggia sempre con l'allegatura al quotidiano sole 24 ore, poi magari spiego meglio come viene distribuita in edicola. Poi c'è Stile, quindi la. Parte di vivere il bello, il lusso, la moda, la tendenza, tutto quello che può essere insomma, eh, il piacere, l'ospitality, più salute e benessere, invece trattasi di salute e benessere, quindi tutto quello che viaggia nella, nella medicina. e Queste testate vengono eh, distribuite gratuitamente con il quotidiano Sole24 Ore quando eh, c'è l'uscita che viene pianificata ovviamente con il quotidiano e quindi viene data a titolo gratuito insieme a una copia del Sole 24 Ore. Poi c'era il Dart Mailing, quindi l'incelofanatura, è un panino che si, fia, che si fa, lo fa direttamente il centro di incelofanatura, tra la copia che è la nostra, insieme al quotidiano Sole 24 ore, e viene inviata con target posta a una lista di nominativi che ci viene fornita ovviamente dai clienti che hanno piacere di omaggiare quella testata, perché c'è proprio un'etichetta che viene scritta omaggiata da... ed è l'azienda che gli fa un cadeau diciamo, sulla scrivania dell'amministratore delegato, del presidente piuttosto che del titolare di impresa. Quindi queste sono le quattro testate, le quattro ammiraglie che fanno viaggiare insomma, la società da tanti anni e quindi noi ne siamo orgogliosi perché la carta sì è vero che sì, ha avuto... Io adoro, poi insomma queste eh. qui non sono riviste, sono cose proprio Bravo. che... che fatte con amore, con passione, sono proprio riviste di lusso diventano quasi dei libri. A proposito di questo, io so appunto che non siete ancora abbastanza soddisfatti e diciamo il vostro obiettivo futuro è entrare proprio nelle librerie in che modo sì. e qual è il vostro progetto? Ecco, questo è un progetto che lo voglio ancora tenere un po' celato, nascosto perché non è ancora definito ma probabilmente si definirà entro le vacanze pertanto sì, puntiamo anche in quello perché ci crediamo molto noi siamo per la tutela e la difesa della carta pertanto eh, continueremo in questo business affiancandolo ovviamente con tutti gli strumenti digitali però in maniera molto eh, attenta curata perché noi facciamo viaggiare le aziende in prima classe, in ammiraglia e dopo non vogliamo che tutto questo si disperda in un tritacarne che è quello del mondo diciamo digitale o dei social. Lo usiamo ma lo utilizziamo con un certo metodo e senza fare del male perché a volte è anche questo che succede alle aziende che si affidano a noi per comunicare la loro storicità, la loro, la loro forza, la loro bellezza e quindi anche la capacità di fare imprese. Noi penso che siamo in Italia e eh, abbiamo le imprese più interne eh, interessanti sotto tutti i profili rispetto a tutto il resto del mondo. Siamo invidiati da parte di tutto il mondo, i nostri imprenditori vengono cercati da tutto il mondo, quindi questo dovremmo esserne orgogliosi tutti i giorni perché questi uomini e donne o donne e uomini sono di, una, di un coraggio e di una capacità indescrivibile. Noi li tocchiamo perché siamo davanti a loro e con grande emozione ci raccontano la loro storia di impresa. Ci fa venire ci il fa brivido. Venire il di brivido la, le storie. Per esempio anche lei, la sì. sua storia comunque è molto affascinante. Si vede quanto lei ha appassionato a questo, questo lavoro, si è avvicinato a Publi Scoop nel sì. 99, poi è entrato proprio dentro questa, diciamo, famiglia, poi dopo negli Assolutamente. anni diventa. Una famiglia, quanto poi è cambiato insomma negli anni: ehm, sì. quanto sono cambiati i giornali, le riviste, quanto appunto le parlava prima dei social, per carità, vengono utilizzati così, però eh, la tradizione vuole che ancora le, le persone debbano sì. leggere eh, perché poi ti rimangono come dei documenti come dicevo qualcosa di prezioso e, e il coraggio proprio di, di continuare a battersi per questa, per questa tradizione sì. è ammirevole sinceramente e anche noi insomma, nel nostro piccolo con business 24 la tv del certo. lavoro ci faceva piacere per esempio averla ospite qui da noi per testimoniare appunto questa sua passione e vi ringrazio di questo <ride> Sì, eh, siamo una famiglia, lei ha detto una cosa molto eh, importante perché non siamo solo io e i soci, ci sono dei dipendenti, ci sono dei collaboratori bravissimi, penso i più bravi d'Italia, ce li abbiamo noi e lo dico con vanto in questo caso, perché nelle difficoltà loro riescono sempre a portare a casa quello che è la loro, eh, la, il loro obiettivo. E poi una squadra di eh, giornalisti, di fotografi. Che, che girano l'Italia, per cui eh, siamo una squadra che sfioriamo le 100 persone, mh, nonostante diciamo, l'attività si riconduca in eh, testate, però chi lavora dietro le quinte di quel progetto sono tante persone, sono tante famiglie e noi siamo eh, con piacere, insomma, diamo questo, questo prezioso momento di comunicazione alle imprese. La storia mia è, sì, entro come, nel, come agente, poi nel, nel 2012 mi pare divento responsabile della linea, che erano i miei colleghi, mm -hmm. è un lavoro molto difficile quello perché poi eri dall'altra parte della scrivania, però è andato tutto molto bene, dopodiché divento socio e cerco sempre di dare il mio apporto di entusiasmo, di grande motivazione. Ce ecco, lo sta... Dormo poco e ce sono sempre motivato. Se quindi... lo sta dimostrando. Mi mi io piacere. ringrazio tantissimo l'amministratore unico di Publi più Maurizio Carettoni. Grazie a lei, Grazie. gentilissima. E voi restate con noi per scoprire tanto altro ancora qui a Pole Position.